Oh, buongiorno ragazzi e bentornati di nuovo qui sul canale. Oggi vi mostro un oggettino veramente utile che tutti dovremmo avere nel nostro appartamento, è il nuovo sensore intelligente per le perdite d'acqua di Tapo, il T300. È un sensore che ci avviserà in caso di gocciolamento o perdite d'acqua nel nostro appartamento, grazie a 6 sonde che sono poste sia sopra che sotto al nostro sensore. Per poter funzionare deve essere per forza abbinato a un hub, che sia l'H100 o l'H200. Le notifiche arriveranno sia tramite notifica su smartphone, oppure ci sarà anche un allarme acustico che arriva fino a 90 decibel di potenza. Si potrà far suonare anche l'hub per avere un ulteriore allarme. È impermeabile IP67 e l'alimentazione viene da due classiche batterie stilo che potranno essere sostituite una volta scariche. Ci sarà la possibilità anche di avere degli allarmi visivi facendo accendere magari una lampadina di Tapo. Quindi un prodotto veramente molto interessante. Adesso andiamo a vederlo più da vicino. Partiamo con il contenuto della confezione come facciamo tutte le volte, perciò mi raccomando, rimanete sintonizzati qui sul canale. Ci vediamo fra qualche secondo. Vediamo il contenuto della confezione. Allora, adesso andiamo ad aprirlo. Vediamo cosa contiene. Allora, innanzitutto abbiamo un certificato di conformità. Una guida rapida con alcune funzioni e poi abbiamo la guida rapida di inizio che, come vedete, avrà tutte le varie informazioni su come gestirlo e anche come cambiare la batteria. Come vedete, queste sono le prime due. Poi abbiamo il nostro sensore vero e proprio, come vedete. Allora, partiamo dalla parte superiore. Vedete, abbiamo il pulsante multifunzione che servirà per silenziare l'allarme, servirà anche per diminuire o abbassare l'intensità dell'allarme. Qui in mezzo avremo una piccola spia LED che servirà anche quando andremo ad associarlo con l'applicazione di Tapo. E poi abbiamo le prime due sonde che ci avviseranno in caso di sgocciolamento. Nella parte di fianco abbiamo il cicalino che ci avviserà a livello acustico fino a 90 decibel. E nella parte sotto abbiamo il vano delle batterie che si può aprire per poterle cambiare quando saranno ovviamente esaurite. E poi abbiamo le altre sonde che ci avviseranno quando l'acqua passerà sotto al nostro sensore. I materiali mi sembrano di buona qualità, peso nella norma, dimensioni piccole ma non piccolissime. Poi comunque andrà posizionato nei punti strategici, magari sotto al lavabo in cucina, di fianco alla lavatrice in caso di perdite, e ci avviserà e ci eviterà danni ben più grossi, di poter evitare danni più grossi. Ecco, diciamo, questo è il contenuto della confezione. Adesso andiamo ad associarlo con l'applicazione proprietaria di Tapo. Partiamo con l'associazione del nostro sensore con l'applicazione di Tapo. Allora, innanzitutto apriamo l'applicazione, tasto più in alto a destra, andiamo su Sensori e selezioniamo il nostro Tapo T300. Lui ci chiederà quale hub noi lo vogliamo associare. Io ovviamente gli darò quello che ho qui in studio, l'H100, del quale trovate la recensione sempre qui sul canale. Adesso ci chiederà di togliere la linguetta che troviamo nella parte sotto. Adesso noi la tiriamo via. Perfetto, vedete, si accende. Non so se si riesce a vedere, si è accesa la spia LED, ha fatto un lampeggio in verde. A questo punto noi clicchiamo su Avanti e ci chiederà di tenere premuto il pulsante per 5 secondi finché la spia LED non comincerà a lampeggiare. Quindi adesso noi lo teniamo premuto, vediamo se lampeggia la spia. Perfetto, vedete, la spia lampeggia, so se si vede benissimo. A questo punto clicchiamo, il LED lampeggia. Adesso aspettiamo un secondo che il nostro sensore si abbini ovviamente all'hub H100. Perfetto, vedete, sensore di perdite d'acqua. Dato, io gli lascio questo nome tanto per farvi vedere. Clicchiamo su Avanti, ci chiederà dove metterlo. Io ovviamente lo lascio in soggiorno tanto per farvi vedere. Clicchiamo su Avanti, ci chiederà quale icona vogliamo dare
il nostro dispositivo, direi che questa è la sua proprio. Adesso verificherà il firmware è aggiornato, quindi noi clicchiamo e abbiamo il nostro sensore installato. Vedete, adesso si è aggiornata la home page dell'applicazione di Tappo e troviamo il nostro sensore, vedete, sensore di perdite d'acqua e soggiorno. Vedete, adesso andiamo a vedere qualche opzione, andiamo a vedere anche la funzione del tasto nella parte superiore. Vediamo adesso qualche opzione, poi vediamo anche di testare i vari allarmi e robe del genere. Poi dopo proseguiremo magari con a creare un'automazione. Allora, innanzitutto andiamo a vedere qualche opzione. Vedete, qui troviamo il logo degli eventi, quando ci farà vedere quando c'è stata una perdita, l'orario e quant'altro. E qui sotto abbiamo le operazioni smart. Vedete, allarme con perdite d'acqua, vedi che farà suonare l'Hub H100. E poi abbiamo spegnere i dispositivi quando viene rilevata una perdita d'acqua, magari spegnerà le prese per evitare che ci siano dei cortocircuiti o quant'altro. Queste sono le azioni preimpostate, poi potremo creare ovviamente delle altre automazioni. Andiamo a vedere le altre opzioni qui della rotella. Come vedete, qui c'è qui l'icona, il nome del dispositivo, l'ubicazione, qui abbiamo le notifiche che sono state abilitate, vedete, poi si può scegliere sempre durante il giorno, durante la notte o in un orario personalizzato. Poi abbiamo anche il volume dell'allarme. Vedete, abbiamo muto, basso, normale, alto. Adesso io ve lo faccio sentire alla massima potenza, così potrete capire se può fare al caso vostro, se si può sentire bene dentro. Vi assicuro che l'allarme è veramente molto forte. Adesso io lo metto al massimo, vedete, alto, e faccio una prova. Vi assicuro che sarà altissimo. Avete sentito che l'allarme è veramente altissimo, poi suona ovviamente anche l'Hub. Questo l'Hub suona perché sarà possibile, vedete, il test della portata effettiva, vedete, per sapere se è collegato all'Hub e quindi potrà funzionare correttamente, basterà premere una volta sola il pulsante. Se lo premo, vedete? Scusate, adesso lo ripremo. Vedete? Così noi sapremo se ovviamente il nostro sensore è sempre a portata con l'Hub di collegamento. Poi ovviamente l'allarme ha veramente un volume molto molto alto, quindi si sentirà sicuramente. In più potremo, se no, se potremo farlo sentire anche dal nostro Hub H100. Poi abbiamo il manuale utente, l'informazione del dispositivo, che così potremo vedere il fuso orario, se il segnale è buono, l'intensità, l'indirizzo IP e la versione del firmware. Queste sono un po' le funzioni principali. Adesso andiamo a vedere un attimo le funzioni del nostro tasto. Come avete visto, con una pressione ci controllerà la portata di collegamento con il nostro Hub. Premendolo invece due volte, vedete, possiamo selezionare il livello del volume dell'allarme, vedete, con due clic, poi andrà ovviamente dal più basso al più alto. Vedete, adesso riclicco altre due volte, vedete, si è abbassato, adesso l'ho messo muto, ripremendo due volte, andrà nel volume più alto, come avete visto, quindi sarà in sequenza. Quindi il nostro pulsante ci permetterà di settare, cliccandolo, anche il livello di potenza della nostra sirena. Adesso abbiamo visto un po' di opzioni, un po' tutto, adesso andiamo a creare un'automazione, poi facciamo una prova per vedere come funziona in caso di perdite d'acqua. Vediamo adesso come creare un'automazione per poter usare il nostro sensore, poi faremo anche la prova pratica, gli verserò un goccio d'acqua nella parte superiore per simulare uno sgocciolamento di acqua. Quindi andiamo a vedere come creare l'automazione. Allora, innanzitutto andiamo nella parte smart, in basso a destra. Vedete, io ne ho già creata una col nome perdita. Adesso vi faccio vedere che cosa ho creato. Allora, quando il sensore di perdite d'acqua rileva ovviamente una perdita d'acqua, oppure si può anche fare perdita d'acqua risolta, la nostra lampadina, che è questa nel portalampada, si illuminerà di colore rosso al 100% e il nostro Smart Hub H100 suonerà in contemporanea insieme al cicalino del nostro sensore. Potremo selezionare ovviamente il volume e la suoneria e potremo selezionare anche la durata. Io ho messo 5 secondi, tanto per farvi vedere un esempio. Quindi questa è l'automazione che io ho creato.
devo dire molto molto semplice, gli si potrà dare ovviamente anche un ritardo. Adesso andiamo a vedere, oltre ovviamente a tutte le varie notifiche tramite la luce, l'avviso acustico di entrambi del sensore dell'hub, ci sarà anche la notifica sul nostro smartphone. Adesso lo sposto perché ho paura di bagnarlo. Adesso proviamo la nostra automazione, verserò alcune gocce sopra al nostro alla sonda del nostro sensore. Adesso vediamo di fare la prova per vedere se funziona ovviamente l'automazione. Adesso verso piccole gocce, perfetto, un goccino. Benissimo, vedete, si attiva l'allarme, si accende la lampadina, va all'hub ed è arrivata anche la notifica sul nostro smartphone. Avete visto che anche con pochissima acqua funziona veramente alla perfezione. Chiaramente per silenziarlo basterà premere, come vedete, il pulsante sul nostro sensore. Quindi questa è la prova pratica. Adesso spengo un attimo la lampadina. Devo dire, funziona tutto alla perfezione anche con pochissima, veramente pochissime gocce d'acqua. Quindi quando la perdita sarà un pelino più capiente, voi capite che se già funziona bene così, dà sicuramente un margine di sicurezza enorme. Direi che abbiamo detto veramente proprio tutto su questo sensore, passiamo alle conclusioni finali. Bene, eccoci giunti alle conclusioni anche per quello che riguarda questo video su questo utilissimo sensore intelligente di perdite d'acqua di tappo, il T300. Un sensore che funziona veramente benissimo, avete potuto vedere nella prova pratica del video, già con poche gocce d'acqua si attiva e fa scattare tutte le varie automazioni. Quindi a livello di affidabilità veramente top. E comodità, come detto, di poterlo inserire nelle varie automazioni, oltre a varie allarme del cicalino, che devo dire potentissimo alla massima intensità, può attivare anche la suoneria dell'hub e può attivare anche degli avvisi visivi facendo accendere le varie lampadine di tappo, ovviamente, quindi potremmo essere avvisati in tutte le maniere possibili. Anche le notifiche sullo smartphone arrivano immediatamente e arrivano anche quelle quando andremo a spegnere l'allarme con il pulsante, quindi saremo avvisati completamente di tutte le varie situazioni che succedono nel nostro appartamento. Le dimensioni non sono piccolissime, come potete vedere, però non sono neanche grandissime, quindi sarà possibile posizionarlo poi tranquillamente sotto il lavabo in cucina, di fianco alla lavatrice o nel posto in cui vorrete monitorare le perdite d'acqua. Il costo è sicuramente abbordabile per tutti quanti, circa una ventina di euro, poi magari nel proseguo del tempo andrà anche magari in offerta, come succede spesso con i prodotti di Tappo. È un prodotto che vi consiglio assolutamente se volete monitorare le perdite d'acqua per evitare disastri di dimensioni importanti. Perciò io, nel caso in cui foste interessati all'acquisto, vi lascerò i link qui sotto nelle descrizioni anche di tutti gli altri prodotti che ho adoperato nel video. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video nei commenti, fatemi sapere anche se l'avete già, se l'avete adoperato, dove l'avete posizionato. Io direi che abbiamo detto proprio tutto, vi do appuntamento sempre qui sul canale per un prossimo video. Un saluto da Alessandro Cova.